Siete pronti per le nostre esilaranti papere? Beh, purtroppo i diritti di quelle divertenti clip costano un bel po' di soldi! E noi ne siamo accorto, visto che il nostro contabile ha liquidato i nostri beni ed è andato a fare Boldoria con dei minorenni thailandesi! Per rimediare, vi offro alcuni spassosi estratti dalla mia vita privata! Papà, quando sarò grande sposerò quella bellissima cantante. Oh, è la ragazza più bella che abbia mai visto. Ma sei cieco, quella cantante è un maschio. Sei un finocchietto, vieni qui. Così le mie palle sono tornate sulla retta via. Nella prossima clip vengo letteralmente preso per il culo. Oh, questo burrito è piccante sul serio. Buona l'acqua di rubinetto messicana. Forse sono stato un po' imprudente. Il mio retto è ancora per metà tessuto cicatriziale. Beh, tra la vendetta di Montezuma e Boy George, diciamo che sarebbe successo comunque in un modo o nell'altro. Oh, andiamo. Prima o poi dovrei toglierlo dal cellophane. Sei l'unico vergine rimasto qui in giro. Già, ok. Però lei è così... solo per una prima scoppata, poi risalirai la catena alimentare, garantito. Oh, accidenti, scusa. Era la mia prima volta, sai? Sì, me l'hai già detto. Domattina ho lezione presto, quindi... È tardi per mettere questo, vero? Non hai messo? Oh, mio Dio! Sono incinta! Come fai a dirlo? Beh, purtroppo devo chiuderla qui. Già, potremmo dire che per il vostro caro conduttore il tempo è scaduto. Per il mio prossimo numero mi serve un assistente. Date il benvenuto alla mia figlia tredicenne e incinta, Stephanie. Esatto, sono stato così bravo come padre che Dio vi farà diventare nonno in larghissimo anticipo. Papà, mi fanno male le caviglie, portami subito a casa. Non appena papà avrà fatto Arachiri, tesoro, dopo che mi sarò sventrato dovrai tagliarmi la testa con la katana. Ti aspetto in macchina. Smettetela di deridermi.